Ecco fatto. Buonasera a tutti e benvenuti al secondo incontro del ciclo Incontri e scontri con l'autore, organizzato dalla redazione di Codice Rosso, ovviamente con la collaborazione di tanti amici che hanno reso possibile questa ed altre iniziative. Ora, l'ospite gradito di questa serata è Manlio Iloffrida. Che abbiamo invitato molto volentieri, bisogna dirlo, a presentare il suo testo, insomma, molto impegnativo dal punto di vista teorico, che ha come focus la rifondazione, della filosofia rispetto a un tema essenziale che è l'ecologia. Quindi, da questo punto di vista, un testo notevolmente impegnativo. E fra tante cose, personalmente, un testo che ricordo con molta nostalgia, perché mi ricordo quando Manlio me l'ha regalato pochi mesi fa, ma non c'era ancora il lockdown, anzi, se ti ricordi Manlio, cioè, tutta questa cosa cinese sembrava molto lontana dalle nostre latitudini, e mi ricordo veramente sensazioni prustiane, come il cappuccino, stare senza mascherina a parlare al bar, no? E mi ricordo si parlava di presentazione del libro e non avrei mai pensato di doverla fare nel cyberspazio, no? Non perché abbia un qualsiasi, anzi, so, chi mi conosce sa che forse è più facile che prati questo spazio a livello naturale, però non avevo mai pensato che questa sarebbe stata la sede di presentazione del libro. Ora, dette le regole d'ingaggio, cioè le regole d'ingaggio sono molto semplici, il libro e l'autore si presentano da solo, nel modo più informale possibile. Faccio alcune considerazioni introduttive che servono soprattutto per la discussione e che a mio avviso sono di stimolo sia per l'analisi, l'interpretazione e la diffusione di questo testo, sia poi per lo sviluppo di una discussione che tocca dei temi estremamente caldi, estremamente interessanti e soprattutto su una polarità che di per sé è interessante mettere a connessione quella tra filosofia ed ecologia. Ora, ci sono aspetti che bisogna, come si potrebbe dire, far emergere nell'analisi di un testo del genere. Innanzitutto bisogna che vi riveli io un pregiudizio teorico, che, so, per quanto mi riguarda, c'è troppa fiducia illuministica sugli allarmi legati ai limiti dello sviluppo. Questo è proprio un pregiudizio teorico, non è un pregiudizio così tout court, così semplice. E soprattutto c'è troppa fiducia sul fatto che l'idea che la catastrofe ambientale sia qualcosa che unisce le società in un processo di cooperazione. Insomma, in poche parole, come se una catastrofe ben comunicata come tale serva per scatenare un processo di cooperazione globale in grado di risolvere, insomma, i mali ambientali più stringenti, più importanti del pianeta, in una sorta di emergenza positiva sul piano globale. A mio avviso, questa concezione, per quanto spesso così statisticamente dimostrata e dimostrabile, è romanticismo politico in senso tecnico, cioè, ovvero sia sotto di sé ha un'idea che nelle società, in caso di emergenza, scatti veramente una solidarietà meccanica tale da poter così innescare un circuito positivo e produttivo a livello globale. Io starei molto attento al fatto che in Durkheim il concetto di solidarietà meccanica, cioè ciò che viene chiesto alle nostre società per ovviare subito alla crisi ambientale è sostanzialmente tipico delle società preindustriali. E quindi molto spesso facciamo come si potrebbe dire, un appello all'emergenza e quindi a una solidarietà immediata, meccanica, parlando a società che da molto tempo non sono più preindustriali e che quindi probabilmente non possono neanche concepire il messaggio così come lo stiamo, mandando. E poi dobbiamo renderci conto che la solidarietà meccanica, quando funziona nelle nostre società, funziona in uno stato di emergenza temporaneo. Penso ai terremoti, penso a altro tipo di catastrofi ambientali come le alluvioni e i grandi incendi. Quindi
Quindi il mio pregiudizio, cioè presentando questo testo, lo presento con pregiudizio molto forte sul fatto che, come dire, chiamare all'emergenza di per sé sia molto probabilmente parlare un linguaggio che non è tipico delle nostre società, cioè quello che chiama la solidarietà meccanica, immediata e addirittura in questo caso globale. Poi però c'è anche un altro aspetto che, se la vediamo da un punto di vista più sociologico, il problema ecologico, come si potrebbe dire, ormai è completamente innervato da altre questioni, quelle economiche, quelle finanziarie, per cui spesso si perde anche l'oggetto del problema ecologia. Cioè è un problema anche economico o solamente economico? E quanto è un problema finanziario in un mondo in cui la finanza si sta riconvertendo alla green economy? Cioè, queste sono domande estremamente forti e da una parte ci fanno capire che la solidarietà meccanica rispetto all'ambiente non è così semplice e così immediata, dall'altra a volte l'oggetto stesso ecologia tende a sfumare in un problema economico, tende a sfumare come un problema di equilibrio finanziario. Ora, il testo di Mandeo che presentiamo è, come si potrebbe dire, oggettivamente un rovesciamento di questo genere di paradigmi. E questo, francamente, è uno dei motivi che mi ha condotto a chiedere a Mando il piacere di essere con noi stasera, perché qui siamo di fronte a un altro tipo di problematica, cioè l'idea che sia il pensiero filosofico che sostiene il problema ecologico, che sostiene il problema di una rifondazione dell'ecologia, che è un tema, uno slogan, io direi particolarmente caro a chi è attento ai problemi ambientali, mettendo in secondo piano la questione ecologica come questione puramente economicistica oppure puramente sociologica. Quindi, da questo punto di vista, il momento in cui filosofia e ecologia nel testo di Manlio fanno sostanzialmente cortocircuito positivo, ci rendono una centralità di temi che l'aspetto sociologico e l'aspetto economico non possono toccare. E poi ci rendono anche probabilmente una serie di questioni sulle quali i temi della solidarietà meccanica perduta stanno sostanzialmente al di fuori. Cioè si entra dentro un pensiero filosoficamente costitutivo e costituente di un'ecologia che abbia delle proprie centralità. E guardate bene, il problema, e poi entreremo in queste proprie centralità della filosofia nel suo rapporto positivo con l'ecologia, è veramente forte nel testo di Mando e riguarda addirittura è forte su una doppia natura, perché da una parte parliamo di rifondazione filosofica dell'ecologia, dall'altra questa rifondazione filosofica vera e propria non solo ci fa chiedere che cosa sia l'ecologia e quale effettivamente siano i contorni dell'oggetto ecologia, ma ci pone una domanda altrettanto forte e teoricamente devastante, ci fa chiedere ancora una volta che cosa sia la filosofia. Perché se non è chiaro che cos'è la filosofia, che, guardate bene, è una domanda alla quale spesso nel Novecento lo stesso pensiero filosofico non ha saputo rispondere positivamente, perché a volte il pensiero filosofico ha addirittura accentuato i caratteri di entropia del pensiero filosofico stesso, oppure si è disperso in una serie di specialismi senza ritorno dal punto di vista della sintesi e della connessione unitaria. Oppure le scienze filosofiche hanno semplicemente dichiarato il Big Bang, cioè un grande Big Bang, no? Così anche assolutamente incomprensibile nei suoi esiti. E voglio dire, in questo caso il testo di Manlio ci pone un'altra questione fondamentale. Di fronte a questa così, dispersione del sapere filosofico, di fronte alla catastrofe ambientale, si tratta di dire che cos'è la filosofia, a cosa serve la filosofia e allo stesso tempo si tratta di porsi anche il problema della rifondazione filosofica dell'ecologia. Cioè, voglio dire, è un tema di grande fascino e allo stesso tempo che ci riporta da una parte a rileggere
il problema di che cos'è la filosofia, e dall'altra di sostenerlo rispetto al grande tema ecologico. Ora, Mario, questa doppia domanda, che cos'è l'ecologia, che cos'è la filosofia, ci risponde positivamente. Innanzitutto, cioè positivamente in senso costitutivo, non guarda tanto solamente a una filosofia della crisi. Ora, io, qui voglio una cosa, a suo tempo, quando ho fatto il primo esame di filosofia, era sulla filosofia della crisi. Oggi, quando leggo, studio, insegno filosofia, mi capita oggettivamente di ritrovare testi che ancora oggi parlano di filosofia della crisi, cioè, voglio dire, 30 anni dopo, insomma, stiamo esagerando da questo punto di vista. Cioè, una cosa che ho apprezzato molto nel testo di Manlio è la risposta positiva. La risposta positiva e costituente significa: la filosofia è uno statuto etico, quindi in grado di connettere positivamente in termini di giustizia e di sapere la società, e in grado di proporla come strumento di regolazione della più grande crisi della nostra epoca, cioè quella ecologica. Quindi la rifondazione filosofica dell'ecologia parte dalla lettura che do del testo e dallo statuto etico, che è così forte che è in grado di addirittura di riconnettere non solo la società, ma anche la regolazione della più grave crisi della nostra epoca, cioè quella ecologica. Quindi l'ecologia, in questo senso, esce dallo statuto di disciplina particolare dell'ingegneria sociale, che spesso è, spesso l'ecologia diventa una questione di parametri, di previsioni, di dati, se ne perde il carattere di connessione sociale. È inutile prendersi in giro, molto spesso l'ecologia è un problema di performatività delle politiche di riduzione del danno. Non è un'ecologia, è semplicemente la visione performativa di che cos'è la tecnoscienza oggi. E questo non va assolutamente bene, e invece una rifondazione in senso etico ha, come si potrebbe dire, un punto di forza non solo nel risponderci che cos'è la filosofia, ma anche per legarla a una come strumento regolatore della crisi ecologica. Tre sono gli aspetti, e qui vado verso la conclusione, a mio avviso rilevanti in questo genere di rifondazione, e chiedo a Mario un approfondimento, non tanto per me, perché poi abbiamo la fortuna di poter interloquire e chiacchierare quando vogliamo, insomma, a parte il Covid, da questo punto di vista, ma invece per chi ci segue e si occupa sostanzialmente di diversi temi che comunque hanno sempre al centro l'ecologia. Quindi te lo chiedo sostanzialmente per questo tipo di pubblico. Ora, a mio avviso, nel tuo testo, in quest'ottica pubblica, sono tre gli elementi rilevanti che sostengono questo tipo di etica, che a sua volta sostiene il rapporto tra filosofia e ecologia. Innanzitutto, il ruolo del primato del giudizio di gusto nella costruzione dei concetti. Ora, anche qui sono temi che fortunatamente ho avuto la fortuna di poter frequentare, però questo rapporto tra giudizio di gusto ed etica, e questo, come si potrebbe dire, elemento di forza con la quale l'etica si dà in rapporto con l'ecologia, a mio modestissimo avviso, merita un approfondimento. Un altro aspetto, a mio avviso, di grande interesse è che regge questo tipo di etica è l'idea di etica legata al vivente. Ora, il rapporto tra vivente e filosofia è di grandissimo fascino per chi si sia soprattutto occupato di filosofia del Novecento, però a questo punto assume un ruolo nuovo, cioè non solo si entra nella discussione che cosa sia il vivente dal punto di vista filosofico, ma lo si sostiene in un rapporto positivo con l'ecologia. Il terzo punto è la questione dell'etica legata al corpo. Quindi una domanda che viene spontanea è: in che modo, dal punto di vista teorico, filosofia, etica, corpo ed ecologia si tengono assieme in un rapporto positivo che ci restituisce l'ecologia non più come una disciplina nella quale i contenuti sono incerti o legati così a una tecnoscienza performativa
che probabilmente ha una visione diversa della società rispetto anche all'ambito filosofico che conosciamo, cioè, ti chiedo questo genere di domande in modo che la discussione sia produttiva per chi ci sente. Questi tre momenti nel testo, ricordo, sono in grado di reggere un'etica di un pensiero socialmente equilibrato e in grado di regolare la questione ambientale e di far uscire un concetto di ambiente e di ecologia che esca dai tecnicismi delle discipline che io chiamerei parcellizzanti, quelli che da una parte fanno disperdere l'unitarietà dell'oggetto e dall'altra ancora non riescono a connettersi positivamente con le altre discipline. Quindi chiudo su questi aspetti: ruolo di primato del giudizio di gusto, etica legata al vivente, etica legata al corpo come elementi connettivi di questo testo. Io ti ringrazio non solo di avermi regalato, ma anche di avermi incitato a leggerlo. È stata una lettura positiva e ti passo molto volentieri la parola. Sì, grazie mille a te, Silvano. Innanzitutto vorrei ringraziare, insomma, tutti gli amici di Codice Rosso, voi tre qui presenti, insomma, e tutto quanto Codice Rosso per questa occasione molto preziosa di discutere le tematiche del mio libro. Sono molto soddisfatto, del tipo di sintesi, esposizione, insomma, che hai fatto dei contenuti del mio libro. Ne hai tratto, insomma, gli aspetti a cui io tengo di più, e mi riconosco proprio pienamente nella tua presentazione. Prima di risponderti subito sulle tue domande, voglio solo un momento, cioè, dire due dei punti che in questa tua esposizione mi hanno colpito, perché li trovo molto, per me sono molto importanti, ecco. E ci sono anche altri, ma insomma, poi voglio arrivare alle domande. La prima è che tu abbia sottolineato che c'è un po' nel discorso che ho cercato di fare, diciamo, una circolarità fra una rifondazione filosofica dell'ecologia e una rifondazione ecologica della filosofia. Questo è un punto importante, lo voglio dire, non è un discorso, insomma, adesso che voglio affrontare da un punto di vista così troppo teoretico, però riguarda anche il rapporto del nostro sapere occidentale con altri saperi. Parlare oggi di ecologia significa anche parlare dei limiti di un certo sapere occidentale che si è costituito in Grecia, non solo con la filosofia, perché in Grecia, insomma, le discipline fondamentali, anche scientifiche, che ancora oggi innervano l'Occidente, si sono costituite lì. E diciamo, oggi siamo di fronte al fatto che, appunto, dobbiamo fare i conti con la Cina, con il Giappone, con l'Africa. Ecco, quindi, diciamo, questa interrogazione sull'ecologia è anche un'interrogazione sull'identità della filosofia, sui suoi limiti, e sull'esigenza, di ricostruirla. Ecco, io poi l'altra cosa che voglio dire, di cui ti ringrazio molto, ecco, proprio, mi ha veramente dato una grande soddisfazione di aver insistito sul fatto che io cerco di dare una risposta positiva, cioè che cerco un po' di prendere le distanze da questa filosofia della crisi, appunto, che dura veramente da troppi decenni, e in questo senso, diciamo, questo aspetto antinichilistico, insomma, che io cerco di per tanto tempo è sembrato che si dovesse passare attraverso il nulla. Ecco, anche questo è un punto che secondo me, diciamo, porta l'Occidente a vedere alcune altre tradizioni, che fra l'altro a livello di senso comune, cioè quante pratiche orientali, no? Che hanno questo aspetto antinichilistico, si diffondono nella nostra società, forse andrebbero pensate in maniera un po' meno New Age, però secondo me hanno questo significato positivo. Ecco, questo, io ho voluto un attimo dire queste cose perché ci tenevo, insomma, perché mi aveva molto colpito la tua presentazione. Adesso vengo
alle tue domande più specifiche, certo, il primato del concetto di gusto, sì, e qui certamente, diciamo, in questo discorso filosofico sull'ecologia, viene fuori un pensatore classico, certamente, per l'Occidente, cioè Kant, insomma. Qual è il significato di questo primato del concetto di gusto? E il significato, vorrei dire, non è che si tratta di proporre una versione estetizzante dell'ecologia, si tratta piuttosto di capire come un certo tipo di pensiero, quello cartesiano, quello dello stesso Kant nella prima critica, abbia costituito uno strumento di dominio, di dualismo, eccetera, e come però invece lo stesso Kant abbia proposto una serie di un'impostazione profondamente diversa nella sua terza critica, in cui lo dico con, insomma, non uso termini tecnici perché mi sembra che è importante che ci rivolgiamo a un pubblico molto ampio. Quindi il pensiero è quello che ci si apra a ciascuna cosa nella sua individualità. Ovviamente dentro questo ci sta l'ecologia, cioè non ci sia un giudizio astratto che sottomette le singole cose, ma ci sia, diciamo, il dar ragione a ogni singolo ente. È chiaro che questo significa un certo rapporto con l'animale, questo significa un certo rapporto con la vita. Questo significa un certo rapporto con l'ambiente naturale. Però impostare così, questo ha un significato anche più profondo, perché ha un significato, ecco, voglio dire, questa rifondazione filosofica dell'ecologia, tu lo sai benissimo, e risulta anche dal tuo intervento, non è un ecologismo fondamentalista, non è un ecologismo che ce l'ha con gli uomini, è un'idea che questo tipo di relazione che Kant presenta nella terza critica di rispetto, diciamo, verso tutto, è anche una relazione interumana, un nuovo modo di stare insieme, non solo di stare insieme quindi con le cose, con gli animali, ma anche di stare insieme fra di noi. Potrei a questo punto ricordare il nome di un altro grande filosofo che è Adorno, che su questa questione del gusto, di un concetto di gusto, eccetera, ha detto cose molto importanti, ma casomai ce lo riserviamo per dopo. Non voglio andare troppo nell'astratto. Ecco, passo alla questione del vivente, ma diciamo che un po' su questo ti ho già risposto. Diciamo che, cioè voglio dire, la terza critica di Kant è il libro in cui Kant si apre all'organismo, cioè al problema della vita, al problema del non meccanico, che connette con la questione dell'arte, dell'opera d'arte, no? Come sappiamo. Io penso che per un discorso ecologico, effettivamente, questo aspetto di non meccanicismo, di valorizzazione dell'elemento vitale nella sua non macchinalità sia un punto molto importante. Del resto, questo punto, questo aspetto, diciamo, è supportato da tante, diciamo, grandi autori che sono alla base non solo di un discorso ecologico, ma anche del discorso etologico, cioè di tutta, voglio dire, di personaggi come von Huxkull, dello stesso Lorenz, insomma, di tutta una serie di autori che ci hanno introdotto al mondo animale. Per me la questione del rapporto col mondo animale, che, come sapete, come sai tu, Silvano, è una questione che sta arrivando forte nel nostro orizzonte, spesso in maniera molto problematica, perché sono movimenti, insomma, che alle volte sono anche inquietanti. Però, ecco, secondo me è una cosa con cui dobbiamo confrontarci questa, cioè non è solo, non è solo, diciamo, quello che finisce nell'alveo di Berlusconi, come sappiamo,
ma è qualcosa di più profondo, perché significa questa idea di un rapporto con questo altro che è l'animale, che certamente verso cui certamente in Occidente abbiamo avuto, non tutti, perché poi voglio dire, l'Occidente non è una cosa compatta, ma insomma la maggior parte, un rapporto un po', anzi parecchio, parecchio violento. Se ho ancora un minuto e non mi sono dilungato troppo, ecco, perché c'è la terza questione che mi ha posto, che è quella legata al corpo, che sì, ovviamente ci tengo molto, perché diciamo, questo libro ha un'importanza. Mi viene da dire esagerata, un filosofo francese che non è di quelli di cui si parla più spesso al di fuori delle aule universitarie, cioè Merleau-Ponty, che ci ha consegnato la sintesi filosofica più importante sul tema della corporeità. E certamente questo si connette in Merleau-Ponty a una ripresa di quel solco kantiano che tu hai con grande acutezza messo in rilievo all'inizio, ecco, e qui arriviamo a un punto problematico, perché c'è un punto, diciamo, in cui scrivendo questo libro io mi rendo conto anche di essere andato molto controcorrente, insomma. L'idea è qui che questa posizione di Merleau-Ponty è stata molto oscurata, insomma, dopo che ricordo, dato che non è un autore notissimo, ricordo che è morto nel 61, quindi ormai molti anni fa, questa posizione sul corpo è stata un po' oscurata, dicevo, perché ritenuta diciamo troppo legata a un pregiudizio naturalistico per l'appunto o a un'idea appunto di un vivente che ormai è stato oscurato dalla tecnica. Ecco, io sono d'accordo che l'elemento tecnologico è un elemento fondamentale, ma in questo libro cerco di dire che non è che si deve scegliere fra tecnologia e corporeità, che ci sono degli aspetti della nostra corporeità che resistono alla tecnologia. Questo è un aspetto che, diciamo, tutta una serie di concezioni che sono venute negli anni 80 hanno un po', secondo me, oscurato l'idea che il mondo fosse ridotto al linguaggio, che fosse ridotto a bit informatici, eccetera. Ecco, secondo me, pur dando tutto il rilievo a questi mutamenti tecnologici, se no non si capirebbe più qual è il nostro presente, è per me importante rivendicare che c'è questo elemento che resiste. Se vuoi, in questo senso, dirò una cosa appunto un po' scandalosa, ma effettivamente il mio libro è un po' scandaloso, è un modo per rivendicare una filosofia molto antica, insomma, che è quella materialistica, in un certo modo, però ecco, indubbiamente io con questa tematica del corpo cerco di rinnovare sulla scia di Merleau-Ponty, non è che poi dica molto di più di quello che ha detto lui, cerco di rinnovare questo aspetto materialistico. Ecco, mi fermerei qua. Sei senza microfono. Abbi pazienza, non, questi mondi digitali ogni tanto ci fanno pensare di essere sempre in connessione, ma non è così. Innanzitutto ti ringrazio e ricordo, sottolineo un aspetto del tuo intervento prima di passare la parola a Enzo, che è questo rapporto problematico col vivente. Noi stiamo vivendo un'epoca di pandemia e è inutile prendersi in giro. La pandemia è un rapporto tra uomo e vivente che va risolto, perché il virus è un elemento del vivente,
che noi non siamo riusciti a metabolizzare. Ovviamente in un testo come il tuo la soluzione non è tecnica, ma la soluzione è di duplice natura, la capacità di trovare un equilibrio del corpo, della società e dell'ambiente, che è qualcosa di diverso tra la corsa al vaccino, le cose, come si chiama, le risoluzioni, così, i parametri legati alla salute, eccetera, eccetera, che ovviamente vanno fatti, non la corsa al vaccino perché ci vorremmo un vaccino globale, ma vanno fatte le cose, come si chiama, le analisi, i test, le previsioni, la raccolta dei dati, l'elaborazione e le proiezioni su dati, però devono trovare una meta che oggi non hanno. Questo è l'aspetto fondamentale che colgo nel ragionamento tuo sul vivente, cioè accogliere effettivamente il vivente e riportarlo in una dimensione di equilibrio tra corpo e natura. Questo è un aspetto assolutamente essenziale che si coglie nel tuo testo e che oggettivamente dà soddisfazione leggerlo. Detto questo, passo la parola a Enzo, che ovviamente che è un nostro redattore di Codice Rosso validissimo, oltre ad essere laureato in filosofia, anche competenze che spesso nasconde, ma che sono veramente notevoli. Enzo, a te la parola. Salve a tutti, buonasera, ringrazio i partecipanti e soprattutto ringrazio Manlio sia per il suo lavoro in generale e appunto per il libro in particolare presentato appunto per Codice Rosso. Ora io volevo solo fare delle brevi considerazioni, diciamo, di fondo. Credo che stiamo attraversando, soprattutto in questo periodo, ma anche da decenni, una crisi, diciamo, abbastanza epocale, dove tutto il nostro modo di essere, di relazionarsi con le persone, il modo di lavorare, il modo di intendere il tempo libero è tutto passato. Pensiamo, per esempio, al mondo del lavoro, al mondo della fabbrica, ma anche al mondo, non so, della scuola, della conoscenza. E, per esempio, il capitalismo, diciamo, di tipo strutturale, il fordismo, il post-fordismo, ormai sta lasciando il posto a un capitalismo, diciamo, di natura prima di tutto finanziaria, ma anche e soprattutto digitale. In questa trasformazione, io direi antropologica, del sistema attuale, io credo che sia importante fare alcune valutazioni. Cioè, tutto quello che noi stiamo vivendo, ecco, sta diciamo completamente cambiando. Penso alle piattaforme, no? Al lavoro che c'è intorno alle piattaforme, al capitalismo anche della sorveglianza, della robotica. Noi in questo momento, con Google, Facebook, Instagram, tutto il nostro modo anche di studiare, di pensare, si sta trasformando. In questo, anche le nostre città stanno passando e si stanno trasformando completamente, non soltanto dal punto di vista dell'ambiente, ma anche dal punto di vista, come a volte è venuto fuori nel corso della discussione, di quello che diceva Maglio, da un punto di vista relazionale. Gli stessi luoghi non luoghi, no, di Augé, cioè quelli per cui ci sono degli spazi come supermercati, come autostrade, centri commerciali, praticamente sono luoghi privi di relazione. Quindi ora stiamo andando in una ulteriore fase, quella analizzata per esempio nel precedente seminario con Ubaldo Fadini, no? Con il concetto di velocità. Le città virtuali stanno prendendo il posto, diciamo, delle città reali. In tutta questa profonda trasformazione, credo che il pensiero e quindi la filosofia, la cultura in generale, tutto il mondo dell'università, la scuola, non sta reagendo in maniera, diciamo, omogenea, di insieme. Ecco. Cioè, vi è la mancanza di un pensiero, forte rispetto a tutto questo. Ecco perché è necessario, come giustamente avete detto, una rifondazione di alcuni temi, che siano della tecnologia, del corpo, dell'ecologia. In un'intervista fatta proprio da Codice Rosso a uno scrittore italiano, Giuseppe Genna, a un certo punto, parlando di questa crisi, lui dice, constato con rancore, no, con disperazione, ciò che la mia coetaneità non ha mai fatto, a parte luminose eccezioni. Pensare radicalmente, essere radicalmente, che è quello un pochettino che è cambiato. Ecco, io ritengo che gli strumenti concettuali di molta filosofia, politica e cultura del Novecento non riescono a rispondere a tutti questi novità, a questi cambiamenti climatici, epocali, economici, strutturali.
In considerazione, ecco, volevo fare tre considerazioni invece proprio rispetto a tutto questo, per quanto riguarda il lavoro, di Maglio. Ecco, tre considerazioni. Uno è proprio questo: la mancanza di un pensiero forte, di un pensiero di spessore equilibrato rispetto a delle questioni fondamentali, che è la questione del soggetto e del soggetto individuale che non riesce mai a essere soggetto collettivo, della questione della tecnologia e sicuramente della questione dell'ecologia, dell'ambiente. La seconda cosa, diciamo che la seconda considerazione l'avete un po' toccata comunque nel tema del corpo. Io noto un'eccessiva smaterializzazione del corpo, un corpo invece che deve riprendere quelle caratteristiche di corpo, quello che dicevi te, Mario, insomma, di un corpo che è anche corpo relazione, corpo biologico, ma è anche corpo movimento e corpo linguaggio, ed è sicuramente un corpo che si deve relazionare con altro. Poi, sempre per il tema, diciamo, ecologico, la terza cosa è il concetto di natura. Ora, mi sembra che nel tuo libro lo tocchi, no? Il concetto di natura, inteso, cioè, no, la natura non è un oggetto, non è un qualcosa vivente, non è qualcosa di esclusivamente meccanico, ma deve essere praticamente in rapporto con noi, cioè deve esserci un soggetto, ci deve essere la natura e un rapporto di, diciamo, di intersezione, di attraversamento continuo tra la parte, diciamo, e il tutto. Poi, diciamo, concludo, volevo porti due, ora se non ci sono domande da parte dei partecipanti, due questioni. Nell'introduzione, contro il postumano, no? Che ha fatto il precedente, credo, e libro, a un certo punto, partendo da Merleau-Ponty, cosa dici? Poni questa domanda che mi è piaciuta molto, ecco. Possono l'economico, il meccanico, lo strumentale, la tecnica dare integralmente conto della vita? Ecco, mi è piaciuta molto, no? Come domanda, se potevi, diciamo, esternarsi, insomma, riprenderla, ecco, ma chiaramente se non ci sono domande particolari da parte dei partecipanti. La seconda cosa è proprio un capitolo. Ultimamente Michel Foucault è stato molto ripreso, no? Pensiamo agli ambienti femministi, ma anche nella Butler, per esempio, ma anche nel questo periodo di lockdown, no? Con il capitalismo della sorveglianza, del biopotere, del governo della popolazione. Però invece vedo che te lo inserisci, e quindi questa è la domanda: come si inserisce Foucault nel nuovo paradigma ecologico? Ecco, era una curiosità, però insomma. Io insomma ti ringrazio moltissimo, per me va bene. Grazie a te, Renzo. Perché, come dire, allora, Codice Rosso è una rivista un po' sorprendente. Ora, la cosa che forse qualcuno farà strano, noi abbiamo una grossa, come si potrebbe dire, recensione sul piano filosofico, antropologico, però ne abbiamo anche una grossissima dal punto di vista calcistico. Quindi siamo un po' anomali e felici di esserlo da questo punto di vista. E quindi abbiamo inserito una sorpresa, ovvero sia la presenza così tenuta nascosta di Ubaldo Fadini a commento di questa discussione. Ovviamente Ubaldo, oltre ad essere un ospite gradito, c'entra anche perfettamente la mission di Codice Rosso, cioè di avere una forte presenza filosofica antropologica, anche una forte presenza di analisi calcistica. Quindi da questo punto di vista Ubaldo è perfetto, diciamo, il crimine perfetto da questo punto di vista qui. Quindi prima di lasciare la parola di nuovo a Manlio e Enzo, ricordando che è possibile commentare su Facebook e fare domande su Facebook alle quali noi risponderemo, ti chiedo un intervento, Ubaldo, nelle forme e nei tempi che preferisci. Bene, no, no, grazie. Mi piacerebbe essere un Ribéry, un po' invecchiato, ma sempre un Ribéry. Ma insomma, no, grazie, grazie per il coinvolgimento, grazie a te Silvano, a Enzo e in modo particolare a Manlio, perché vedo che il suo libro, il suo testo, giustamente non smette di produrre stimoli, no? Questioni, domande.
Io, riguardandolo ancora una volta, mi è tornata in mente una bella osservazione di Moren, che però traduco un po' a modo mio, cioè che il futuro che si prospetta, no? Che si sta, diciamo così, prospettando, non è più quello che era. Non è più quello di una volta, diciamo così, che potevamo immaginare un po' di tempo fa. Adesso ci sono stati, no? E tu, Manlio, nel tuo testo li richiami, ci sono stati molti, molti inattesi, qualche cosa di inatteso che a partire dagli anni 70, insomma, si è presentato in forme sempre diverse, sempre differenti, no? Mettendo radicalmente in discussione l'idea che in fondo tutto fosse ormai già disegnato, già definito, già determinato. Ecco, l'ideologia del progresso, per dirla in termini più semplici, no? È stata ancora una volta letteralmente demolita. Sulla base del presentarsi di questi inattesi, e tra questi inattesi c'è ovviamente la questione ecologica, no? I contenuti, i significati della questione ecologica, che sta al centro del tuo libro, perché tu vedi nella questione ecologica, secondo me giustamente, un fattore di rimodulazione del discorso filosofico. Ecco. Se l'impresa filosofica ha ancora oggi un qualche senso, lo ha nel momento in cui si relaziona, si rapporta ad alcuni aspetti presentati propri della questione ecologica, che è una questione politica, no? Che è una questione fondamentalmente politica. Da qui anche il recupero da parte della filosofia, di una certa filosofia che tu metti a valore nel tuo testo, da qui il recupero da parte di una certa filosofia di un'anima che poi è quella originaria, insomma, della sua impresa, di un'anima che appunto io non esito a qualificare come propriamente politica. La filosofia o è soprattutto oggi, questo va detto con forza, o impresa anche di carattere politico, oppure è qualcosa di semplicemente decorativo, ornamentale, no? Con tutta l'attenzione che gli ornamenti comunque meritano, no? All'interno del nostro quadro d'epoca, all'interno della nostra società, che attraverso gli ornamenti, attraverso le decorazioni, fa passare tanta cultura, no? Da tante, insomma, fornisce tante informazioni. Quindi è vero che oggi poi lo vediamo, no? Ci troviamo in piena pandemia, anche per quello che ho sentito da parte di Silvano, mi sembra di dover veramente affermare che l'inatteso si presenta chiamandoci a delle prese di posizione forti, no? Non soltanto, dico, sul piano dell'impresa teorica, dell'impresa intellettuale, ma anche su un piano, diciamo, più propriamente di segno di carattere pratico, di carattere concreto, di carattere materiale. Anche questo richiamo, no, a questo piano che per me è particolarmente importante, mi sembra che venga fuori nel tuo testo, Maglio, nel momento in cui sottolinea appunto il valore della dimensione della sensibilità della corporeità, che non è semplicemente un valore residuale, no? Ma è un valore su cui basare, su cui fondare una ripresa dell'impegno appunto di ricerca, dell'impegno diciamo di sperimentazione filosofica sotto veste anche pratica. Quello che tu proponi nel tuo testo, adesso non voglio farla lunga
perché quello che ho ascoltato, no, è veramente, a mio modo di vedere, soddisfacente. Insomma, no? Gli interventi di Silvano, di Enzo sono stati assolutamente incisivi, precisi, no? Quindi non vorrei poi prendere troppo tempo, ma insomma, quello che a me sembra venire fuori dal tuo testo, è un modello, prima ho detto, è un invito, una richiesta, ma potrei anche dire di più, è il tentativo di disegnare un modello di filosofia pratica, spendibile perlomeno nel tentativo di affrontare alcune delle problematicità, alcune delle criticità che emergono nel momento in cui ci troviamo nella situazione, no, che ci spinge ad affermare che il futuro non è più quello di una volta, no, che il futuro che si sta aprendo, che si sta prospettando, richiede un po' più di fantasia, un po' più anche di strumenti, no, analitici in grado di leggere quello che sta succedendo, quello che sta accadendo. Quindi io, al di là poi delle altre osservazioni, no, che ho delineato nel momento in cui, in altre occasioni, no, abbiamo parlato del tuo testo, ecco, oggi pomeriggio approfitto di questo coinvolgimento di marca calcistica, per così dire, per sottolineare questo aspetto importante. Non dimenticando l'ultimissima cosa che dico, che a me sembra che in questo tuo testo, certo Merleau-Ponty, certo ci sono tanti supporti, tante pezze, diciamo così, d'appoggio, no? Teorico e concettuale, ma in questo tuo testo c'è l'idea forte che nella nostra corporeità, nel nostro essere, si fa per dire, relativamente vivi, si esprima, si manifesti ancora una volta, si esprima ancora una volta, e quindi richiami l'importanza della tua presenza e la necessità di andare a vederla, a studiarla, no? Si esprima nella nostra esistenza, nella nostra sensibilità, nella nostra corporeità, l'intera storia della vita. L'intera storia della vita. L'intera storia della vita. Questo è un punto fondamentale, no? Che ci restituisce il perché di un corpo a corpo, oppure anche di un accostarsi della filosofia a certa biologia, no? Che poi nel Novecento, come Silvano ha avuto modo di sottolineare altre volte, su un piano più propriamente di tessitura filosofica, insomma, dei concetti, degli strumenti di lettura del presente, si traduce in vera e propria antropologia filosofica, in vera e propria antropologia filosofica. Quindi la tua, per chiuderla veramente, è una particolare e singolare antropologia filosofica che si vuole spendibile su un piano pratico, no? Di confronto con le questioni che risultano più urgenti. In primo luogo quella ecologica e quella della sparizione del futuro o del presentarsi di un futuro che non è più quello che ci potevamo immaginare pochi anni fa. Finisco qui. Grazie ancora per il tuo lavoro, Mario. Ma grazie a te, Ubaldo, per tutta la tua attenzione. Guardo, ovviamente ti lascio in linea perché ormai se non hai impegni Ma sai, pressanti ti portiamo, noi balliamo ho fino alla 4-5 fine. esami online ancora a partire dalle 7. Quindi fino alle 7 rimango in Dalle 7. panchina, vai, rimango in panchina. No, no. Ce la facciamo, il No, nostro è un no, no. format televisivo, poi tranquilla, quindi Vai. siamo, diciamo, su un altro tipo di tempi. Innanzitutto ti ringrazio della presenza e anche delle ulteriori sollecitazioni e procederei a questo modo, cioè faccio un breve commento, poi lascio la parola a Enzo, poi la chiusura finale a Mandio e poi quei 10 secondi, 15 di chiusura tecnica li faccio io, però se Ubaldo ti senti invogliato
a dire due cose, non ci sono No, problemi, ascolta, insomma, ascolta. da questo punto di vista. Ma io vorrei fare una, così, una considerazione che aleggia un po' su tutta la discussione, che è questa. Noi quando siamo entrati nella crisi Covid, il mainstream ci ha sostanzialmente detto che niente sarebbe stato più come prima, in positivo, e che comunque la società sarebbe cambiata. E che comunque ancora questo cambiamento sarebbe stato sotto sostanzialmente la stella di un rinnovato equilibrio sociale. L'ha detto anche Confindustria, eh. E devo dire, non solo l'ha detto anche Confindustria, l'ha detto anche l'unica Confindustria che conta, cioè quella tedesca. Quello che ha veramente stupito è invece l'assenza di un modello alternativo. Non solo da parte del mainstream, ma anche da parte della critica. Diciamoci la verità. Noi abbiamo incontrato sulla vicenda Covid un livello di critica filosofica interessante, intelligente, sulle forme del dominio e sulle forme del vivente, e anche attraverso questo recupero di Foucault che Enzo rimarcava, ma abbiamo anche incontrato una critica stupida, incapace di capire. Per esempio, il fatto che si è rotto un equilibrio tra agenti patogeni e sistemi sociali che ci aveva retto lungo tutta la globalizzazione e che un nuovo tipo di equilibrio non è al momento all'ordine del giorno. Ora, un testo come quello di Manlio, che è proprio positivo nel senso costituente, ci aiuta su questi aspetti dell'uso del giudizio di gusto, dell'etica. E del corpo a ritrovare un modello che sia di risposta rispetto a questo squilibrio tra agenti patogeni e sistemi sociali che ancora oggi è all'ordine del giorno e che non può avere risposte che siano quelle del, che ne so, della performatività dei mercati, della capacità di controllo della società, di un PIL che finalmente riesce a rimbalzare di qualche decimo di punto, cioè non è, è quello che ci ha portato in questa condizione che non può essere la soluzione. Ora, qui sarebbe lontani da questo punto di vista, però se andiamo a vedere i tratti del Recovery Fund, so, a parte la farsa che si gioca a Roma, questo, noi siamo un paese abbastanza così, abbastanza, che ama molto l'ama spettacolo e quindi lasciamo perdere, però se andiamo a vedere le linee guida dell'Unione Europea, non c'è niente che non fosse già ampiamente consolidato negli anni precedenti, cioè ovvero sia produrre un po' di recovery bond, ristrutturare l'industria automobilistica e radicalizzare la produttività in modo da sostenere questo sforzo. Questo è ciò che viene chiesto dal Recovery Fund, che è sostanzialmente la filosofia degli anni 10. A questo punto interroghiamo la filosofia, non quella degli anni 10, ma la filosofia tout court, a darci una risposta differente e effettivamente un tipo di etica in grado di sostenere questo sforzo che sta così, questo sforzo di ricostruzione di un rapporto con l'ecologia è sicuramente di primario interesse. Detto questo, lascio la parola a Enzo. No, io ho poco da aggiungere. Volevo dire una cosa a Ubaldo, perché nel mio intervento ho tralasciato un aspetto musicale perché mi sembrava un pochino lontano. In realtà ora lo ripropongo. Per quando hai detto che il futuro non è più quello di una volta, allora volevo aggiungere, nel 2009 un musicista inglese, Leland Kirby, ha scritto proprio un libro, no? Un progetto musicale di 4 ore, dura, è anche valido, ha fatto anche delle cose meno valide, però questo è anche un buon progetto. Il cui titolo è proprio questo: purtroppo il futuro non è più quello di una volta. E in questo senso, quello che volevo dire, non è soltanto gli strumenti concettuali della filosofia o della politica del Novecento che non rispondono più a quello che, diciamo, a questa profonda crisi che stiamo attraversando, ma anche la musica, quindi l'arte, ci sono tantissimi. Quando lui scrive questo diciamo, studio musicale è il 2009, però già alcuni critici come Simon Reynolds oppure Mark Fisher nel Realismo Capitalismo, cioè,
loro fanno presente, hanno presente questo aspetto che è come se tutti i movimenti, quindi culturali, politici, hanno una profonda crisi e non riescono a rispondere in maniera forte e decisa agli eventi e sono travolti. In questo penso per esempio alle nuove generazioni, la mancanza di sogni, che non è un sogno soltanto politico, che magari noi abbiamo in testa, un movimento diverso, un cambiamento di una società, ma qui si parla quasi di sogni, quelli anche tradizionali, c'è una mancanza di futuro tout court. E niente, volevo soltanto aggiungere questo, lasciare la parola appunto a Mario, soprattutto anche, io non le vedo, se ci sono domande, perché sennò magari i tempi si accorciano. Domande non le vedo, invito chi volesse fare delle domande scritte. L'unica cosa che non ci potete chiedere in questa sede è chi saranno Presidente di Livorno, perché confonderemo troppo l'altra ragione sociale della testata. Però chi avesse da fare delle domande lo può tranquillamente fare sulla pagina Facebook. Io leggerò la domanda a Manlio. Prego, Manlio. Sì. No, volevo innanzitutto riprendere il discorso da un'esigenza che mi sembra che è venuta da tutti i vostri ultimi interventi, che direi che è un'esigenza di radicalità, di rottura. E mi sembra un punto molto importante e diciamo che riflette molto anche quello che io, la scossa che ho cercato di dare con questo libro. Certamente l'evento del Covid segna in maniera catastrofica e inequivocabile una crisi di un modello che però era già in crisi da molti anni, cioè voglio dire. Però adesso siamo a un momento in cui, come ha detto Enzo, tutta una serie di categorie, di tutta una tradizione, insomma, si dimostra non effettuale. E sono d'accordo, Silvano, col fatto che le soluzioni finora sono state presentate, non parliamo di livello italiano che non vedo, ma insomma a livello europeo anche, sono in realtà una conferma di strade molto vecchie. In questo senso c'è molto molto da costruire. E così riprendo anche lo stimolo di Ubaldo quando parlava della esigenza politica, insomma, che emerge dal discorso sull'ecologia che faccio. Sì, certamente, cioè, è chiaro che questo è un discorso pratico-politico, assolutamente, assolutamente centrale. Ecco, però quello che volevo dire su questa esigenza di rottura, che in realtà il discorso che io cerco di fare è che la rottura non riguarda soltanto il Novecento. La dimensione della crisi, della crisi ecologica, a me sembra il chiudersi di un periodo più lungo, cioè sono i 3 secoli che partono con la rivoluzione industriale, con la rivoluzione francese, e diciamo che arrivano ora in certo modo. Non dico a chiusura, perché io non sono teorico dei crolli, eccetera, 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 ma certo, quando voi avete parlato della mancanza di futuro, no? È una cosa molto importante, è stata detta da Enzo, ma anche da Ubaldo quando citava Morin. E sì, questo è un punto proprio in cui negli ultimi 10, 20 anni, 20 anche, sì, forse anche un po' prima. Cioè, noi abbiamo visto che è cambiata la situazione in cui viviamo. Le nostre società non danno più prospettive future. Le nuove generazioni non hanno più quell'idea di andare più avanti delle precedenti. Questo ha un significato profondo, perché questo modello dell'avanzamento era nato con la fine del XVIII secolo, quelle rivoluzioni di cui parlavamo. Ecco, quindi questo mi sembra un punto, ecco, molto importante,
per cui diciamo l'idea di ecologia, ripensare ecologico, non è che significa un pensare naturalistico, eccetera, eccetera, significa un ripensare a fondo tutto un apparato politico, categoriale, eccetera, che va ricostruito. Da questo punto di vista, ovviamente, io non ho delle risposte, ho semplicemente, diciamo, formulo questa diagnosi. Aggiungo ancora un paio di cose, perché dunque Enzo ha fatto un intervento che mi è molto piaciuto, ha detto, ha sollevato una serie di cose, ora forse non posso soffermarmi su tutte, però per esempio la questione della smaterializzazione, sì, certo, l'eccesso di smaterializzazione, questo è un punto molto importante, insomma, del fatto che insomma, abbiamo dimenticato poi invece tutta una serie di elementi vitali, che voglio dire, una cosa che forse per parlare di un elemento anche concreto rispetto a questi aspetti smaterializzanti, un eccesso di artificializzazione c'è stato sicuramente nell'agricoltura, cioè, e questo è un fatto che, cioè, la crisi dell'agricoltura, la crisi dell'agricoltura industriale, questo è un dato di fatto con cui dobbiamo fare i conti e che è un elemento empirico, voglio dire. E poi Ento, hai parlato anche del fatto che un altro punto importante che richiederebbe un discorso lungo, però mi fa piacere che tu lo abbia segnalato, cioè la natura non è un oggetto. Questo è un punto molto importante filosoficamente e politicamente, perché quest'idea che la natura sia un oggetto, qualcosa di dato, eccetera, eccetera, è il modo con cui normalmente si intende il discorso ecologico, che quindi significa recuperare qualcosa che c'è, delle leggi che ci sono, tornare a un equilibrio. Ora, il problema è che non si tratta di recuperare, perché lo stesso mondo naturale non è un mondo fatto di equilibrio, è un mondo fatto anche di squilibri anche. Quindi il problema è la natura è una relazione e il fatto che noi siamo inerenti a qualcosa che chiaramente quindi costituisce un limite, ma non è un oggetto, qualcosa di dato. Questo è un punto molto importante che nelle discussioni quotidiane sul problema ecologico non è affatto chiaro, per cui molto spesso c'è tutto questo russovismo, antitecnologismo, eccetera, eccetera. Dico ancora solo una cosa, riguarda le cose che ha detto Ubaldo, sì, l'inatteso, no? Mi è piaciuto molto che tu abbia dato questa traduzione del discorso che io cerco di fare, cioè appunto che poi si collega anche a questo, a quello che ho appena detto sul tema della natura, appunto, non è una cosa, ed è qualcosa. Una vitalità a partire dalla quale, diciamo, se vogliamo, anche una sensibilità, una corporeità, a partire dalla quale si può costruire qualcosa. Si può, quindi, diciamo, questa tematica, la natura è questo elemento di resistenza, ma non nel senso di qualcosa che è una risorsa, è una risorsa positiva, è vita positiva in questo senso. Quindi mi piace molto che tu abbia evidenziato questo aspetto che alle volte poi nelle pieghe del testo invece forse non è così chiaro. Nella corporeità si esprime l'intera storia della vita. No, ti ringrazio perché è proprio quello che penso che tutta questa filosofia biologica
abbia voluto mettere in evidenza. La filosofia biologica, voglio dire, che parte dal Novecento, insomma, che poi arriva fino a noi, cioè noi siamo, che in fondo, se vogliamo, facciamo pure il nome di Darwin, della sua grande eredità, che è pensata in una chiave, non in una chiave con cui è stata pensata nell'Ottocento, ma come nel Novecento l'ha pensata Jay Gould e tanti altri grandi biologi, è un'idea che appunto di una storia naturale di cui poi certo l'uomo è un certo anche esito, non finalistico ovviamente, però certamente sono pienamente d'accordo che fra questa filosofia biologica e un'antropologia filosofica il legame sia essenziale. È vero, questo devo dire. È uno stimolo che mi dai nel libro, è una cosa che non rimane abbastanza sviluppata, anche se diciamo ho cercato di dedicare a questo una riflessione sul concetto di soggetto, però hai ragione a inserire la tradizione antropologica, e parliamo di questo filone tedesco, come non il contrario, ma l'altro aspetto di questa grande storia naturale. Quindi, ecco, Silvano. Altre domande da parte del pubblico, che saluto e che ringrazio. Ci sono due domande, ovviamente te le leggo entrambe per motivi di sinteticità. La prima è di Gianluca De Fazio, che saluto, e come usava nelle trasmissioni radiofoniche, il DJ dice: non vedo l'ora che si riesca a poter mangiare di nuovo una pizza a Bologna, ti dico proprio la verità. Detto questo aspetto, Gianluca chiede, se possibile, chiederei una cosa a Manlio: spendere due parole sul rapporto tra ecologia e storia, pensando all'ecologia come relazione interumana e alla storia come possibilità di trasformare le situazioni, come ha scritto in un altro suo libro. Grazie, ti ringraziamo noi. Invece abbiamo la nostra Simona Corradini, che saluto e spero anche lei di vedere presto, pur essendo nostra concittadina e quindi non stando a Bologna, però il Covid purtroppo ci ha un po' separato tutti, e quindi saluto veramente con vivo piacere. Invece Simona dice: provo a fare una domanda. Mi interessa il tema dell'ecologia applicata alla città e alla sua vivibilità. La natura oggi è banalizzata, mentre il concetto di ecologia si abbinava anche al concetto di complessità. Ecco, mi interessava un piccolo appunto sul binomio ecologia-complessità. Ci saluta Simona, io ricambio calorosamente e ti passo volentieri due domande che mi sembrano due domande delle 100 pistole, come si direbbe in gergo. Sono due domande da 100 pistole, molto belle. Ringrazio anch'io molto Gianluca e Simona Corradini. Risponderò in sintesi, ovviamente. Sì, Gianluca, ovviamente fra ecologia e storia il problema, la questione è fondamentale. E fa parte di quel rinnovamento delle categorie di cui abbiamo parlato stasera, insomma, nel senso che in genere l'impostazione occidentale è stata di pensare che l'ecologia, il mondo della natura, finiva nel momento in cui partiva la storia. La storia era quell'elemento umano che si realizza e parte quando la natura è stata completamente dominata. Allora, se vogliamo, il problema ecologico si può tradurre anche nel fatto che oggi vediamo, lo vediamo a partire dalla situazione in cui ci troviamo con l'epidemia, che noi esseri storici siamo di nuovo raggiunti dalla natura. E che quindi, diciamo, siccome io poi non credo che bisogna fare a meno del concetto di storia, però è uno di quegli strumenti concettuali che va profondamente rivisto
e sulla base di questa nuova situazione storica per l'appunto, e naturale in cui ci troviamo. Ricordo solo che su questo c'è già stata una riflessione importante, diciamo fatta per tempo, perché già di qualche anno fa, di un grande personaggio della cultura filosofica, non solo internazionale, che è Chakrabarty, che ha fatto con le sue tesi proprio su questa questione della natura e di un ripensamento della natura. Simona Corradini, sì, la complessità, questo ci riporterebbe, è fondamentale per un discorso ecologico, è una domanda molto giusta, ci riporterebbe agli anni Ottanta. Che insomma, che alcuni di noi si ricordano, insomma, quando negli anni '80 in effetti successero tante cose, ci fu il postmoderno, ci fu il neoliberismo, eccetera, ci fu anche il primo apparire di un pensiero e anche di posizioni politiche dell'ecologia. Posizioni politiche poi spesso non hanno avuto. Diciamo, un grande successo, ma insomma l'ecologia invece fu molto legata proprio a un pensiero della complessità, cioè dei sistemi complessi, dei sistemi vitali come sistemi non meccanici. Ora, diciamo che non abbiamo tempo di approfondire questo, io vorrei fare solo il nome di Gregory Bateson, come un personaggio che in quegli anni cominciò a essere diffuso anche nella cultura della nostra sinistra e in cui questo tema della complessità è dispiegato con una grande ricchezza, secondo me anche filosofica, nonostante che non fosse un filosofo, e segnalare che però su questo tema della complessità, insomma, già in quegli anni c'è stata de delle ambiguità, perché c'è chi ha parlato di complessità come questo elemento vitale di irriducibilità al meccanicismo e quindi ha impostato un discorso ecologico in maniera giusta, e chi invece parlava di una complessità in termini che alla fine lo riconduceva a una forma di meccanicismo. Ecco, quindi si è presentata questa ambiguità. Per esempio, un altro che si può accostare a Bateson, come teorico della complessità, forse il maggiore, che va nel senso buono, insomma, tanto per distinguere fra buono e cattivo, è senz'altro Edgar Morin. Quindi, ecco, direi queste cose in sintesi, perché le vostre domande, bellissime, ma ovviamente richiederebbero chissà quanto tempo per essere esaurite. Innanzitutto vi ringrazio, vedo anche sulla pagina Facebook i ringraziamenti, fa piacere sia dal punto di vista personale, amici che salutano, ma soprattutto fa piacere per la nostra testata, per il Codice Rosso, che come tutte le avventure teoriche ha bisogno di attenzione e di manutenzione, noi ce le mettiamo entrambi e quindi i complimenti sono sempre uno stimolo per continuare a fare sempre di meglio. E io volevo salutare appunto gli amici qui connessi in camera privata, quindi farò aspetta, se possibile abbiamo una domanda dell'ultimo minuto alla quale io direi di noi siamo per accogliere fuggitivi da questo punto di vista, quindi va bene all'ultimo minuto abbiamo Valeria Prosperi che non conosco ma saluto molto volentieri. Dice, allora, vediamo un po'. Buonasera, volevo chiedere se è possibile una riflessione sul tema dell'ecologia in rapporto alla tecnologia. Se la tecnologizzazione pensata per favorire l'ecologia sia effettivamente una pratica ecologica, o rischia invece di diventare un appesantimento ulteriore, dunque una pratica poco ecologizzante, o peggio del tutto non ecologizzante. Come nelle trasmissioni dove scorrono i titoli di coda. Io ringrazio molto Valeria Prosperi e chiedo un francobollo. So che tempo è tiranno, Manlio, quindi mi devi perdonare, e quindi una battuta su questa gentilissima domanda. Sì, no, è una domanda centrale, fra l'altro c'è tutta una sezione del mio libro in cui cerco di affrontare questo grosso problema. No, dirò che appunto è un problema che, per dire, fra Marcuse e
Tim Ingold e tanti altri, è stato affrontato nelle sue contraddizioni, perché la tecnologia può essere parte del problema ecologico, come lei ha accennato, però un certo tipo di tecnologia è anche l'unica soluzione. Quindi siamo di fronte a questa contraddizione. Se vogliamo, tanto per aggiungere giusto, finire il francobollo, siamo proprio nel quadro del pensiero della scuola di Francoforte, che su questa questione appunto ha dato una risposta non banale sul significato univoco che può avere la tecnologia. Penso ovviamente alla dialettica dell'illuminismo. Mi scuso, mi fermo qui perché la questione è grande, ma non direi che possa dire di più poco tempo. Ok, allora io saluto tutti, ci sono due inviti a acquistare il testo di Manlio, che ovviamente rilancio perché così ci paga anche un caffè per la pubblicità, chiaramente fa sempre piacere il caffè, possiamo prenderlo insieme. Io Anche una birra. chiudo, ma ancora meglio, guarda, da questo punto di vista, quindi comprate il testo perché dobbiamo avere una birra fresca magari quando fa caldo. Io vi invito a restare un attimo nella camera oscura, però chiudo la trasmissione per tutti, vi ringrazio veramente di averci seguito e alle prossime avventure di Codice Rosso, che già a gennaio proporremo qualcos'altro. Un saluto caloroso a tutti. Ciao a tutti.